Dai Silvio! Dai Silvio! No! 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 Ok, non si arriva a terra. La difficoltà maggiore che abbiamo trovato, secondo me, è stato
quello di passare dalla fase esplorativa alla fase di azione. Ci vedeva il morale un po' basso perché diciamo qua ci si prova ma non si combina niente. Ci staremo in conto di quanto è un casino trovare una linea che abbia senso di esistere. Questo processo di scoperta dal primo giorno a oggi è stato veramente entusiasmante. La difficoltà principale è proprio quella di riuscire effettivamente a trovare qualcosa che sia scalabile. Molte volte ci sono delle linee straordinarie che un granito basta un niente e effettivamente non è salibile. Quello è stato veramente sconfortante all'inizio. Tutti svasi così. Minchia. Siamo andati. Allora. Poi armandoci di spazzola, di buona volontà, di pad, di fatiche su e giù per questa valle, abbiamo trovato anche noi le nostre piccole perle. Piano piano, cercando solo le linee che ci davano una grandissima soddisfazione nell'arrampicarla. Va bene, Ale. Sì. Ale a tutta, Non vale sgradare, non vale sgradare. E che sei fuori, me? Easy, Sì, boss. Sì, bella, Ale. Non vi rivelerò i miei pensieri e poi mi addormenterò in una sensazione di calore e umidità come solitamente si fa in questi casi. Fa beccare Angelo per la toma. Ma tu? Sentivo l'orecchio, volevo rantolare delle tendine. Un fornello d'alpinismo. Una gara? Era super, adesso attento, tieni stretto che salto giù e mi schianto lì. Ma proprio è stato durissimo perché io non sapevo cosa fare, io non sapevo se le protezioni sarebbero state al loro posto. La protezione non è messa a caso, ma è proprio dove deve stare ed è una cosa fatta con coscienza. We'll be right back.
spaventa un po', lui invece ti dà molta sicurezza. Te lo dice dopo che hai rischiato di morire, ecco, quindi... Sì, sono adorati. Dare vita alla roccia in un posto mai esplorato è una cosa impagabile. Trovi una linea e poi tutti insieme trovare le varie soluzioni. Ripagante. Thank you.
c'è una guida che mi dica dove devo passare, dove devo andare. Qui c'è il rotodendro, ci finisco dentro fino alle ginocchia. Stile, nella propria esperienza di arrampicata, è riuscito a trasmettere qualcosa agli altri. Pulito, spazzolato tutto assieme, pian piano abbiamo provato i passaggi e finalmente si è riuscito a fare un blocco medio-alto.
massone grosso appena sinistra tra il trompa e il pino, c'è un masso grosso arancione e nero. L'antipasto c'è davvero, guarda, è una bella roba, se, la, se di là prende forma, l'antipasto portalo, noi l'abbiamo già mangiato. Allora io ho trovato i tacci in mezzo al prato e l'ho raccolto e l'ho messo dentro il mio zaino. Andreozzi! È un po' stanco, poi pioveva. Poi c'era cioè, proprio lo stracchino di umido, boh, mi sono spostato sulla destra, c'avevo il batticuore, a un certo punto boh, ho tirato sui piedi e ho detto se cadi, cioè muori. Fa che tieni la scarpa. Tenga. E mi sono ribaltato su con la mostra dell'ombrico proprio. No, doveva partire il primo. Gorilla nella nebbia, questa bellissima prua a schiaffi su piatti. Mi sono un po' girato intorno e ho guardato questo grande sasso proprio alle spalle di questa prima via chiodata. Mi sono affacciato sotto e si vedeva effettivamente questo spigolo arancione stupendo che proseguiva con questa stretta fessura e ho detto oh, secondo me si può salire. Il giorno dopo, motivato come non mai, siamo andati su, abbiamo piantato gli spit
effettivamente le prese c'erano proprio al loro posto, quindi è stato straordinario, un po' un accendersi. Dopo averla pulita, dopo qualche tentativo, sono riuscito finalmente a liberarla con una bellissima linea che di 8B penso più o meno, e che vale veramente la pena salirla. Pulisco questa qua che adesso serve. Boh, fine, dopo stampiamo da questa, quella pure. Cioè, diciamo che col sistema qua, che ci arrivi di destro, hai tutto il tempo di fare quello che vuoi. Potresti berti anche un caffè. Dai Silvio! Dai Silvio! No! 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 Ok, non si arriva a terra. Bene, era la mia agitazione. Vai a tutto senza pensare che li caschi di un gatto. Magari fai il primo blocco. Dopo ti accendi subito e parti, boom boom boom. Ogni singolo. Invece alla volta i progetti duri, sì, entri un po' stressato. In quel circolo, è proprio difficile starci dentro di testa tutte le volte. Ricciola bene. Dai. Dai. Ale. Ale figlio. Oh. Oh. Conoscere nuove persone, tutti molto motivati. In questa valle alpina è un ambiente molto bello. Andare proprio all'avventura, scoprire cose insieme, un parco giochi, carta bianca e poter fare qualsiasi cosa. È un vero e proprio affiatamento che ci ha permesso comunque di esaltare questa settimana e di riuscire a tirare fuori tutti insieme delle belle linee. Passaggi difficili e molto estetici. Noi tendiamo sempre magari a far scelte egoistiche, mentre qui abbiamo cercato di scalare insieme agli altri e di ampliare i nostri orizzonti. Stare tutti insieme, andare a scalare su dei passaggi che nessuno ha mai salito prima, dà molta più soddisfazione rispetto che andare in un posto già scoperto e salito da tante persone.
se avere così tanta roccia vergine a disposizione è figato.